Simone Ianigro di essere qui presente, eccola qui, e lei alza la mano. Vi porto i saluti di altre due donne del docufilm, no? Mi circondo di donne in genere, ma c'è mia moglie Eva, la cosceneggiatrice, è tutto fatto in casa in realtà, nel senso che sono tutte ex allieve della scuola di teatro, che ormai è la più, ahimè, io vado per i 57, la più vecchia del sud Italia. La co-sceneggiatrice è la dottoressa Guerra, Corinna Guerra, è una docente universitaria, ricercatrice e docente universitaria, in questo momento vive a Parigi. L'altra attrice è la dottoressa Spinapolice, oltre che un'esperta in organizzazione dello spettacolo, vive a Bordeaux, sono tutte francesi, sono tutte quelle scappate via dall'Italia e sono belle persone. Il professor Cipriani ha mandato una lettera di una mail di saluto perché non poteva esserci oggi, il professore dell'Università degli Studi di Foggia, il direttore scientifico di questo progetto, ci sono attori e attrici dentro, tutti quanti di questa scuola di teatro in pratica. La stessa produzione, la post-produzione di Vito Mele riguarda persone con le quali da anni strutturiamo un percorso sul teatro antico, in breve. Poi magari lascio lo spazio all'antichità Face a Face, ed è stato anche editato, pubblicato dal Castello Edizioni, ed è un DVD allegato a un volume utilizzato all'università. Per cui noi abbiamo da dire questo, perché altrimenti ci sono i diritti d'autore e c'è la primogenitura dell'edizione, insomma. Vi saluta anche l'editore, che non ha potuto essere qui, ma penso di arrivare in ritardo, ma sempre così brasotta, arriva da tra un po', prendo la porta dicendo già cominciato, non so niente fosse. Dove è stato girato? È stato girato a Pompei e sul Vesuvio. Di cosa parla? Vi devo dare queste piccole informazioni, e credetemi, io non amo mai parlare quando c'è uno spettacolo, prima piuttosto perlomeno uno spettacolo presentato al pubblico, prima o di un film. Una cosa che mi appartiene così tanto che ho ricevuto le mail degli amici che sono qui sul fatto che mi hanno visto l'altra sera in televisione su Rai 1 nella fiction, e io non ho detto a nessuno, insomma. Peccato, abbiamo perso. E su Rai 1 c'era un'altra delle fiction infatti. Però, a parte quindi mi hanno fatto, Foggia si dice trombone, sei stato colto, sul fallo, no? Ed erano anni che un prodotto italiano non veniva preso da loro. Nell'ambito della manifestazione Crash, Object in Motion e così via. Adesso al momento è stato richiesto alla visione dell'Università di Madrid. Questa volta i sottotitoli non li ho fatti perché è una faticata fare i sottotitoli. Dovete immaginare che quello che tu reciti in italiano, no? in un certo modo, tradurlo, fare entrare una frase in inglese in sottotitolo nel tempo in cui la dici in italiano quasi sempre all'incomincio, da rimontare il film e diventa un'altra cosa. Quindi, veramente più facile girarne un altro che mettere i sottotitoli. Adesso in madrileno piuttosto che in spagnolo, peggio che andare di notte, ma ci capiscono perlomeno. Vicente Cristóbal, il latinista dell'Università Complutense di Madrid, lo sta adesso dicendo quando proiettarlo. Dico questo perché probabilmente il fatto che sia stato girato in maniera low cost aveva però, trasudava però dietro una tessitura un po' originale, no? Un po' particolare, spero anche di buona qualità.
non è la prima volta, credo, ma comunque la prima volta che io conosca, che si mettono insieme quattro linguaggi. Il documentario, che è un linguaggio di testimonianza, no? Mai obiettiva, perché chiaramente dipende da dove metti la telecamera, cosa decidi di riprendere, no? Dai un taglio sempre a quello che riprendi, però per sua natura il documentario ha il compito di testimoniare in qualche modo, no? Cioè riprendere le cose senza raccontare altro dietro, cioè non devi decidere tu cosa dire o raccontare, lasci che sia la realtà a raccontarsi, no? La documentaristica. È un film, perché ha la finzione, la fiction c'è dietro, la fiction diciamo adesso, no? C'è dietro, nel senso che degli attori recitano delle parti, la sceneggiatura è stata scritta a quattro mani da Corinna Guerra e da me, la dottoressa Guerra a Parigi, e da me, mette insieme brani originali della letteratura del Settecento del Grand Tour, prevalentemente francese e italiana. Quindi si sentirà recitare brani presi testualmente da questi testi, praticamente, vi dico adesso poi quali, e inoltre mette insieme una lirica. Non era una operazione facilissima. Quando io ne ho parlato con i miei amici a Roma o piuttosto da altre parti, quando ho chiesto a Massimo Martella, lo sceneggiatore, di dare una supervisione, beh, insomma, mi ha detto ti fai male. Sicuramente ti fai male con questa cosa, perché insieme alla lirica, la letteratura, tra l'altro non italiana, la finzione e la documentistica, cioè, è un po' troppo, non ti farei sicuramente male. Mi ha fatto piacere essere smentito, nel senso che averlo smentito, perché è andata bene poi per esempio adesso in Inghilterra piuttosto che da altre parti. Grazie a Dio non è l'unico prodotto di esportazione, abbiamo appena, lo condivido con voi, non ho neanche detto ai giornali, se non con i giornali nazionali non ho parlato. Abbiamo appena vinto la finale del Grand Prix del Teatro a Roma, con la menzione speciale come migliore spettacolo, miglior attore e miglior regia, e la signorina che lì ha vinto il primo posto come miglior attrice italiana nel Grand Prix della World Music, praticamente. Ora, è importante che vi faccia capire di che si tratta. Scusate se mi dilungo, ma è importante davvero, perché potete capire che mettere insieme queste quattro cose è una cosa, no, particolarmente difficile. Tra l'altro ho qui davanti a me una delle persone che ha tradotto in inglese il testo per l'università, Bredana Cassano, e quindi devo stare attento a quello che dico, perché insomma. Dunque, sostanzialmente, in Italia, dal XV secolo in poi, venivano visitatori per lo più rampolli di famiglie nobili. Il famoso tour, poi diventato Grand Tour. Non ci si poteva definire gentiluomini, uomini di cultura, se non si veniva in, non dico pellegrinaggio, ma quasi culturale, in Italia. Tra i luoghi più visitati, insieme a Roma, Napoli e il Regno delle Due Sicilie, c'era sicuramente, per testimonianze archeologiche, c'era sicuramente Pompei. No? L'unica città, l'unico sito archeologico al mondo dove noi possiamo vedere come erano gli abitanti. Sorpresi dalle ceneri, no? La Billy piuttosto che altro, immaginate, sono stati sorpresi vivi, no? Una volta coperti dalla cenere, è bastato veramente per gli archeologi trovare dove rompere, no? Il guscio, iniettare dentro del gesso, aspettare che si solidificasse, aprire per vedere bambini che si coprivano, donne che cercavano di proteggere, no? Persone anziane accasciate e così via, così via. Non c'è nessun altro sito al mondo. E, aperta parentesi, vorrei sottolineare la nostra improbabile capacità di gestire il più grosso patrimonio artistico al mondo. Abbiamo il 60% del patrimonio artistico mondiale in questa lenticchia del pianeta che è l'Italia, va bene? E io ero a girare, avevo a fianco a me dei colleghi francesi che mi dicevano più feri, no? E spiegavo, ah, più aperto, no, stiamo lavorando per benissimo, mi dicono. Perché noi abbiamo fatto 2 anni di riprese a Pompei e abbiamo adesso una Pompei virtuale in Francia che ha più visitatori della Pompei vera. Andate su internet, è straordinario, davvero. Cioè, quando a volte sento parlare di noi italiani in maniera, come dire, non proprio sveglia, sto un po' zitto, perché effettivamente, insomma, non siamo capaci neanche di proteggere quello che abbiamo. Dovremmo stare qui tutti quanti con i forconi e butti una carta, non ti fai, vai sulla spiaggia, tocchi e vivremo di questo, o comunque vivremo interiormente meglio di questo, perché per questo siamo conosciuti nel mondo.
Quindi io curiosamente dicevo: no, non è un sito virtuale, non è niente di che, è una proiezione vera. Tra l'altro, è un documentario con costi. Benissimo. Allora, dal XV secolo, immaginate, in poi, prima dall'Inghilterra, poi è la Francia a fare seguito all'Inghilterra e ancora la Germania. Se non si passava qui, non si erano più uomini, non si era nobili. Prima erano polli, poi della nobiltà, poi i borghesi, i nuovi antichi, comunque tutti accompagnati da qualche intellettuale, qualche artista che faceva da tutor, no? Spiegava. Vieni qui perché ti insegno cosa che vedi, questa cosa, Pompei, che cos'è. Su questa traccia è nato il progetto L'antichità face-to-face del professor Cipriani. E noi cercavamo un'idea per dare l'appendice fatta dal film al progetto, no? Cioè, che cosa? Andiamo a raccontare il convegno, no? Era proprio interessante per un linguaggio di tipo cinematografico. Gautier, il francese Gautier, e quindi da qui è nato il fatto che ci siamo rifatti ad autori prevalentemente francesi, che sono la maggioranza di quelli che hanno scritto sul Gran Turco. Gautier scrive del seno di Ania Marcella, una delle donne pare più belle di Pompei, no? Che abitava nella villa di Diomede, che è all'inizio della città di Pompei, è ancora ora ben tenuta e in ristrutturazione. Racconta di questo meraviglioso calco di seno di donna che ha fatto innamorare tutti i visitatori nei secoli. Probabilmente questa donna è caduta, no? Per grazie, tra l'altro, e ha lasciato impresso questa bellissima forma di seno nella cenere. Ritrovata questa forma riempita di gesso e altro, ha tanto entusiasmato i visitatori di ogni tempo da spingere Gautier a scrivere, appunto, il romanzo Aria Marcella. Che bella storia. Perché scrive in questo romanzo, praticamente, di tipo storico, ma non solo, che un giovane Octavien si innamora a distanza di molti, molti secoli di Aria Marcella attraverso la forma del suo seno. Bella questa immagine, anche no, di accoglienza, di nutrire del seno, no? L'origine della vita rispetto a un bambino. Questa cosa molto bella. C'è in Garcia Lorca un bellissimo verso in cui due giovani, quando lui ha freddo, lei dice: cosa posso fare per riscaldarti? Lei dice a lui: cosa posso fare per riscaldarti? E lui risponde: dammi il tuo latte. Una cosa antichissima, no? Mitologica anche. Tutta la tradizione del latte nella mitologia è antica e bella. Nutrimento primo, no? Liquido, direttamente emanazione della mamma verso il figlio e così via. E quindi anche oggetto di eros e di amore necessariamente. Gautier si innamora a distanza di secoli di questo seno e ama Aria Marcella a distanza di secoli. Chiaramente l'epilogo è scontato, un amore per quanto eros possa abbattere anche i secoli, è improbabile, impossibile mantenere, no? Una tale distanza e quindi Gautier tornerà. Sconfitto a casa, ma con un grande amore alle spalle. La storia si intreccia, in pratica. Partiamo da questo, decidiamo di raccontare di una troupe che deve girare per l'università o per chissà chi, insomma, questo documentario a Pompei, e mettiamo in scena una crisi di coppia, probabilmente. Il film è tutto 15 minuti, è un docufilm breve, anzi, per essere un documentario breve, è anche fin troppo lungo, però racconta la storia fra. In questo caso io e Simona, due compagni di vita, probabilmente in crisi, no? Sarà proprio il ripercorrere il romanzo di Gautier e quindi questo amore di Octavien per questa donna a riportare la cultura rigeneratrice, capace anche di rigenerare il rapporto d'amore fra i due. Quindi la grande forza della tradizione, la grande forza dell'appartenenza culturale, la grande forza dell'appartenenza semantica, sentimentale, emozionale. Cerchiamo di mettere questo dentro. Abbiamo deciso di mettere le musiche di Pacini, la prima dell'ultimo giorno di Pompei, fatta nel 1825 a San Carlo di Napoli, quindi abbiamo scelto volutamente, no? Un debutto vicino a Pompei, napoletano. Tutto è molto rigoroso dal punto di vista filologico.
almeno nelle nostre intenzioni. Poi ci sono dialoghi originali di Chateaubriand, di Ma Padre, Gautier e di Maiuri, un sovrintendente a Pompei che ha cercato questo calco di seno dovunque, senza trovarlo. Sparito, rubato. Sparito. Ma c'è calcio e documentazione. Era stato anche catalogato, sparito. Il seno di Arenarciano non c'è più, a rendere ancora più mitologica la storia, no? Perché quando qualcosa poi non c'è più, si crea il mito in qualche modo. Perché la nuvola è il seno? La nuvola è un racconto dei dialoghi di Leucro di Pavese, e ci piaceva questa immagine perché c'è una frase che poi sentirete in cui si cita esplicitamente questo. Issione perché è il mito della inafferrabilità. Issione è condannato ad abbracciare una donna che ha sembianze e forme di una nuvola. La ama, ma no? Non potrà mai abbracciarla davvero. E mi sembrava una sintesi straordinaria quando ho pensato a questo, studiando su questo, siamo stati molti mesi a studiarci sopra, c'era un comitato di lavoro presieduto appunto da Tiziana Ragno per conto di Cipriani, con Emma Leo, un sacco di ricercatori universitari, abbiamo fatto molti mesi di lavoro insieme, e mi sembrava la sintesi migliore per raccontare questa storia tra Octavien e una donna vissuta, no? Millenni prima, l'eruzione del Vesuvio del 79 d.C. Tra l'altro ho fatto uno spettacolo che si chiamava Memoria di Scienza su Plinio il Vecchio, su questo lavoro straordinario, questo scienziato che muore pur di non lasciare, no, la visione di quello che accade al Vesuvio, ma per descriverla. Naturalmente morirà poi perché i gas arrivano anche lì. E la sintesi di questa difficoltà di abbracciare una donna dopo millenni, che però è amata fortemente. Una sintesi, seppure, se mi permettete, forzatamente narrativa, insomma, che si rifà anche al mito, io ho inserito questo dissione dentro, che mi permetteva di parlare di questa inafferrabilità, no? Da parte di Octavien verso Aria Marcella, che non c'era, non c'è più, non c'è neanche più il calco. Però è il racconto che definisce la verità, diceva Remanes ed altri. Nel senso che la verità si crea solo attraverso la memoria e il racconto, no? Non c'è altro tipo di realtà. È solo quello che ci raccontiamo che poi resta, no? E documentiamo e testimoniamo. Non c'è una realtà obiettiva. E in questo caso il racconto e la riscoperta della cultura che abbiamo alle spalle, se Dio ci aiuta, permette di rendere nuovamente vivo un rapporto destinato alla rottura. No? Lei che vedrete cercherà lui, e lui che deve comunque andare a girare, deve comunque muoversi, deve comunque lavorare, no? E chiaramente il contrasto che può nascere, no? Non nasce mai e poi immagino, si litiga mai, tra poi il marito e il moglie, sono queste cose qua, dovete andare a fare una... immagino che possa capitare anche. Beh, in questo caso nel film questo è quello che poi viene fuori. Lo vediamo e poi vedrete che mi sarà più facile spiegarvi dei passaggi e dei particolari, perché mi sono fermato alla fabula, la narrazione della cosa. I linguaggi utilizzati, che cosa dice e cosa fa. L'intreccio linguistico-semantico che c'è dentro, come si sono intrecciati i linguaggi con i tempi, quello posso soltanto...